Benvenuti su Orangutour. Avete voglia di viaggiare? Un viaggio tappa dopo tappa verso una nuova meta. All'esplorazione di una nazione ricca di bellezze sia naturali che artistiche. Portogallo. Una delle mete europee più affascinanti, forse perché ha il continente dalle spalle, nel suo affacciarsi per la quasi totalità della sua estensione sull'Oceano Atlantico. Mentre da sempre guarda altrove, con le spalle all'Europa e il cuore in Brasile, questo paese deve al mare le sue storie, le sue fortune, la malinconia tipica dei marinai e la sua anima profonda. In questo video, abbiamo selezionato per te, top 10 posti da visitare in Portogallo. Ma prima di iniziare, se il video dovesse piacerti, metti un like ed iscriviti al canale, per rimanere informato sulle prossime guide di viaggio. Buona visione! Coimbra, sede dell'università più antica del Portogallo, ed ex capitale del paese, è una città colta ed elegante, ricchissima di attrazioni storiche e culturali. È una città ideale sia per chi vuole fare il pieno di musei e monumenti, sia per chi vuole rallentare il ritmo della vacanza, e concedersi rilassanti passeggiate lungo il fiume, o nel centro cittadino. Per i più giovani Coimbra, è una tappa imperdibile, grazie alla sua animata vita notturna. Le Azzore, un affascinante arcipelago nell'Oceano Atlantico settentrionale, situato a circa 1500 km a ovest del Portogallo. Costituite da 9 isole vulcaniche, le Azzore sono rinomate per la loro straordinaria bellezza naturale, paesaggi diversi, e flora e fauna uniche. Ogni isola offre qualcosa di diverso ai viaggiatori, dalla vegetazione lussureggiante, e dai paesaggi vulcanici agli affascinanti villaggi, e alla vivace vita marina. Le Azzore sono anche un paradiso per gli amanti della vita all'aria aperta. Offrono una vasta gamma di attività come l'escursionismo, l'osservazione delle balene, le immersioni e il birdwatching. Aveiro, un'affascinante città costiera del Portogallo, spesso definita la Venezia del Portogallo, per la sua pittoresca rete di canali, le colorate barche Moliceiro e l'architettura Art Nouveau. Situata nella laguna di Aveiro, a circa metà strada tra Porto e Coimbra, Aveiro è nota per la sua ricca storia marittima, la tradizionale produzione del sale e la vivace scena culturale. Una delle principali attrazioni di Aveiro è il suo affascinante centro storico, caratterizzato da stradine fiancheggiate da edifici antichi. I canali di Aveiro sono una delle attrazioni principali e offrono tour panoramici in barca che offrono una prospettiva unica della città. Porto, una delle città storiche più vivaci del Portogallo, rinomata per la sua splendida cornice lungo il fiume, la ricca storia e la deliziosa cucina. Situata lungo il fiume Douro nella parte settentrionale del paese, Porto è la seconda città più grande del Portogallo e patrimonio mondiale dell'UNESCO. Uno dei monumenti più iconici di Porto è il Ponte Dom Luís I. Un imponente ponte metallico a due piani progettato da Gustave Eiffel, che offre viste mozzafiato sulla città e sul fiume Douro. Porto è famosa per la produzione del vino Porto, e i visitatori possono esplorare le cantine storiche, conosciute come grotte. La città ospita anche imponenti monumenti architettonici, come la Cattedrale di Porto. Madeira, un arcipelago portoghese situato nell'Oceano Atlantico, a sud-ovest del Portogallo e a nord-ovest delle Isole Canarie. Si compone di 4 isole principali, Madeira, Porto Santo e le isole disabitate Desertas e Selvagens. Madeira,
l'isola più grande, è rinomata per la sua straordinaria bellezza naturale, la costa frastagliata, i paesaggi lussureggianti e il clima subtropicale. L'isola di Madeira viene spesso definita la perla dell'Atlantico per il suo scenario pittoresco, che comprende scogliere spettacolari, foreste lussureggianti e pendii terrazzati ricoperti di vigneti e fiori colorati. Nel complesso, i paesaggi mozzafiato, la ricca cultura e il clima caldo di Madeira ne fanno un paradiso per i viaggiatori in cerca di avventura, relax e bellezza naturale nel cuore dell'Oceano Atlantico. Sintra, una pittoresca cittadina situata ai piedi dei Monti Sintra, a breve distanza da Lisbona. Famosa per la sua atmosfera romantica, i palazzi da favola e i paesaggi lussureggianti, Sintra è stata per lungo tempo una delle destinazioni preferite dai viaggiatori in cerca di incanto e bellezza. Uno dei monumenti più iconici è il Palacio Nacional da Pena, un palazzo colorato ed eclettico arroccato in cima a una collina. Un'altra attrazione di Sintra è il Castello dos Mouros, una fortezza medievale. La miscela di meraviglie architettoniche, bellezza naturale e atmosfera romantica di Sintra la rendono una destinazione accattivante per i viaggiatori. Óbidos, un'incantevole cittadina medievale situata nel centro del Portogallo. Circondata da antiche mura e coronata da un maestoso castello, Óbidos è rinomata per il suo centro storico ben conservato, le strade acciottolate e i tradizionali edifici imbiancati decorati con finiture colorate. Le mura fortificate della città, che risalgono all'occupazione moresca della penisola iberica, offrono uno scenario pittoresco, per esplorare Óbidos a piedi. Óbidos offre uno sguardo accattivante sul passato medievale del Portogallo, con la sua architettura ben conservata, la vivace scena culturale e l'atmosfera incantevole che lo rendono una destinazione imperdibile per i viaggiatori, che esplorano i tesori storici del paese. L'Algarve, una splendida regione nella parte più meridionale del Portogallo, nota per le sue spiagge dorate, le aspre scogliere, le pittoresche città costiere e il caldo clima mediterraneo. È una delle principali destinazioni turistiche d'Europa, e attira visitatori con la sua bellezza naturale, la sua vivace cultura. Le spiagge sono senza dubbio il fiore all'occhiello dell'Algarve, con oltre 100 splendide distese di sabbia lungo la costa. Oltre alle sue bellissime spiagge, l'Algarve vanta affascinanti città e villaggi. Gli amanti della natura troveranno molto da esplorare nell'entroterra dell'Algarve, caratterizzato da dolci colline, agrumeti e foreste di querce da sughero. L'Algarve offre una miscela perfetta di sole, mare, cultura e avventura, rendendola una destinazione ideale per i viaggiatori che cercano un'esperienza di vacanza indimenticabile in Portogallo. Lisbona, capitale del Portogallo, è una accattivante miscela di storia antica e cultura. Situata sulle rive del fiume Tago, è nota per le sue pittoresche colline, i quartieri affascinanti e il ricco patrimonio marittimo. Uno dei monumenti più iconici di Lisbona è il Castello di São Orgue, una fortezza medievale arroccata in cima a una collina che domina la città. Il quartiere storico di Alfama è un'altra zona imperdibile di Lisbona, nota per le sue strette strade acciottolate. Il lungomare di Lisbona è un vivace centro di attività, con attrazioni come la Torre di Belém. La miscela unica di storia, cultura, cucina e paesaggi di Lisbona la rende una destinazione imperdibile. Nazaré, una pittoresca cittadina balneare situata sulla costa d'argento del Portogallo, rinomata per le sue splendide spiagge, le colorate barche da pesca e le imponenti scogliere. Nazaré è stata per lungo tempo una destinazione popolare per bagnanti, surfisti e coloro che cercano un'incantevole vacanza costiera. Una delle caratteristiche più famose di Nazaré è la sua mozzafiato Praia do Norte, nota per le sue enormi onde, che attirano surfisti da tutto il mondo. La straordinaria bellezza naturale di Nazaré, il ricco patrimonio culturale e l'emozionante scena del surf ne fanno una destinazione accattivante.
E tu? Che fai? Vuoi seguirci in questa avventura infinita? Iscriviti al canale, e se vuoi metti un like. Perché il prossimo viaggio sarà il tuo viaggio. Ciao!